Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Chi è il vero VIP? Questo è il titolo che ho voluto dare. Il brano di riferimento in questo periodo, stiamo andando avanti nel Vangelo di Giovanni, si trova al capitolo 15 di questo Vangelo, i versetti da 9 a 17. Sono inseriti in un contesto in cui Gesù sta parlando con i suoi apostoli, con gli undici, e sta quasi dando un testamento spirituale. Aveva già parlato poco prima di pronunciare le frasi che adesso vedremo, dicendo: io sono la vera vite, mio padre è il contadino e voi siete i tralci, voi siete i rami della vite e siete fatti proprio per fruttificare. E avevamo visto che il frutto deve venire naturale da una pianta, e una pianta poi come la vite, e questi grappoli d'uva metaforici sono dei grappoli che provengono proprio dallo Spirito Santo, non possono scaturire da noi, scaturiscono dalla linfa che ci lega alla vite, questa linfa che scorre all'interno e che poi produce il frutto nel ramo. E avevamo concluso con l'idea che proprio poi la Apostolo Paolo scriverà in una delle sue lettere, la lettera ai Galati, che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, autocontrollo, gentilezza, ecco, un frutto variegato, come così il frutto della vite produce tanti chicchi, però si chiama grappolo ed è un unico frutto, così anche il frutto dello Spirito è differenziato su tanti aspetti, su tante situazioni, e quindi è un frutto che non ci dobbiamo dare pensiero di far scaturire noi stessi, ma è proprio lo Spirito Santo, una volta che noi siamo legati a Lui e siamo legati a Gesù, la vera vite, noi possiamo dare, noi possiamo produrre un frutto veramente abbondante. E oggi invece continuiamo dopo questa prima parte del discorso di Gesù con una seconda parte. Gesù che dice: io vi ho amato proprio come mio padre ha amato me, quindi è un amore profondo, un amore che viene dalla consanguineità, diciamo così, se possiamo utilizzare questo termine. Rimanete allora nel mio amore, apprezzate l'amore che io ho avuto, che io ho per ciascuno di voi. E questo discorso pensiamolo come se fosse diretto a noi personalmente, perché così è, non soltanto agli undici che in quel momento si trovavano davanti a Gesù. Gesù dice: se metterete in pratica i miei comandamenti, vivrete nel mio amore, sarete all'interno del mio amore, come io ho messo in pratica i comandamenti di mio padre e vivo nel suo amore. C'è questa comunione profonda, questa comunione vera, e anche questa comunione potrà essere fra voi e me, fra me e voi. E vi ho detto questo perché possiate essere pieni della mia gioia e la vostra felicità sia completa, sia totale, sia una felicità e una gioia che possa compenetrare tutti gli aspetti della vostra vita, che possa manifestarsi in ogni cosa. E Gesù continua nell'ambito di questo suo discorso così profondo, così spirituale, dicendo: questo è il mio comandamento, amatevi a vicenda, come vi ho amati io. Ecco la misura dell'amore: nessuno dimostra amore più grande di chi dà la propria vita per gli amici. E qui Gesù tocca se stesso, tocca quella situazione che accadrà fra breve. Giuda è andato a chiamare gli aguzzini di Gesù, è andato a chiamare gli assassini di Gesù, coloro che vorranno inchiodarlo sulla croce. E allora Gesù già sa, sta cercando di fare capire: io do la mia vita per gli amici e se mi ubbidite voi siete miei amici. Non vi chiamo più servi, non vi chiamo più servitori, ma voi siete i miei amici. Perché i servi non sanno che cosa fa il loro padrone decide e fa senza che sia necessario informarli di alcunché.
ma voi siete miei amici perché io vi ho detto tutto ciò che ho udito dal Padre. Vi ho detto quello che è il mio messaggio, quella che è la mia parola. E badate bene, non siete stati voi che mi avete scelto, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho scelti uno per uno, così come Gesù sceglie, chiama uno per uno tutti coloro che poi vogliono rispondere a questa sua chiamata, ancora oggi, ancora in questo momento. E Gesù chiama perché, eccolo ancora qui il concetto di cui parlavamo prima, perché voi andiate, produciate frutto, dice. Un frutto duraturo, un frutto abbondante, un frutto saporito, un frutto dolce, un frutto succoso, un frutto buono da mangiare. Questa metafora sicuramente può comprendere tante cose nella nostra vita e nella vita di coloro che stanno accanto a noi. E poi dice: perché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome, Egli ve la conceda. E tutto questo parte dal fatto che voi vi amiate a vicenda, che ciascuno ami l'altro, così come io vi ho amati e così come il Padre ha amato me. È un impegno importante questo che Gesù chiede, ed è un impegno totale, totalizzante per tutta la nostra vita e per gli aspetti più vari della nostra vita. E l'amore può trasformare, l'amore che viene da Gesù, questa linfa che viene dalla vite e arriva fino al ramo, fino al tralcio e che produce frutto, questa linfa è in grado di trasformare la vita di ciascuno di noi, di renderci nuovi, diversi. Ma c'è anche qualcosa di più. Continuiamo appuntamento con Dio di oggi. Chi è il vero VIP? Questo è il titolo. Giovanni capitolo 15 versetti da 9 a 17, questo è il brano che abbiamo già iniziato a commentare qualche minuto fa, ma è il punto centrale forse di questo brano di Giovanni nell'ambito del discorso che Gesù fa parlando di amore, di amarsi a vicenda reciprocamente, e che lì poi è la base di tutto, di tutta la vita di una persona che crede in Lui. Ecco, il punto centrale, il fulcro sta proprio nel versetto 15 di questo brano. Non vi chiamo più servitori, perché i servitori non sanno che cosa fa il loro padrone. Ora siete miei amici, perché io vi ho detto tutto ciò che ho udito dal Padre. Voi siete miei amici. Ecco, beh, chissà quante volte avrete sentito qualcuno che vi dice di conoscere delle persone importanti, oppure proprio una persona importantissima in maniera particolare. Potrebbe essere un politico, potrebbe essere un grande attore, una grande attrice. Ma sai, la conosco personalmente, conosco questo attore, questo politico, questo presidente, conosco questa persona così influente, quest'uomo d'affari, ci parlo abbastanza spesso, è un mio amico, è una mia amica. E poi c'è anche il vanto, diciamo così, per questo tipo di conoscenza. Oppure tante volte, non so, c'è nascosto sotto traccia un po' anche quando si fanno degli annunci altisonanti, abbiamo un ospite d'eccezione, si dice a volte, non so, in TV o in certi programmi così in generale. C'è questa idea di vantarsi quasi, no? Di queste conoscenze che si hanno, di questa amicizia, diciamo così, particolarmente. Ma chi è il vero VIP? Beh, il vero VIP, la vera persona importante, very important person, no? Questo acronimo. La vera persona importante, la persona molto importante, quella più importante di tutti, chi è se non Gesù? L'amico vero, colui che, guardate, non siamo noi ad aver cercato la sua amicizia, lui l'ha detto chiaro, è lui
È Lui che ci ha cercati, è Lui che ci ha amati, è Lui che ci ha chiamati. Amati e chiamati. Sì, è Lui il VIP, il vero VIP. E per giunta è Lui che ci offre la sua amicizia, non siamo noi ad elemosinare l'amicizia di questo VIP, non siamo noi a millantare, chissà, a volte si fa anche questo, si dice di essere amici di qualcuno di molto importante, ma poi magari non è vero, oppure l'avete incontrato giusto al mercato e avrete comprato la stessa cosa che ha comprato lui e quindi siete stati vicini per qualche secondo. No, non è un'amicizia elemosinata, millantata, è Gesù che ci offre la sua amicizia. E la cosa più bella è che ciascuno di noi viene elevato in questa amicizia agli stessi livelli di altri di cui parla la Bibbia, amici di Dio, amici di Gesù. Ma possiamo ricordare sicuramente Abramo, ad esempio, Abramo, a cui viene dato nella Bibbia l'appellativo di amico di Dio, viene ricordato più volte con questo appellativo, con questa qualifica, diciamo così. Qualcosa di simile esiste anche per Mosè. Mosè che guidava il popolo di Israele nel deserto verso la terra promessa, a un certo punto c'è l'accampamento con tutte le tende, una tenda più grande fuori dall'accampamento delle tende di famiglia, una tenda più grande era una sorta di tempio mobile, tutto era mobile per potersi spostare, quindi si smontavano le tende, si smontava questo tempio chiamato tabernacolo anche, vista la provvisorietà, e c'era Mosè che usciva dall'accampamento tutti i momenti che voleva per andare all'interno di quella tenda grande. Ed era lì che il Signore scendeva e il Signore parlava, dice la Bibbia, con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il proprio amico, a tu per tu, in tutta sincerità, in tutta tranquillità, faccia a faccia. Ecco, anche questo viene detto di Mosè. E poi Giovanni, lo stesso scrittore del Vangelo, di questo capitolo 15, con il brano che stiamo analizzando oggi, Giovanni viene definito nel Vangelo il discepolo che Gesù amava, quindi l'amico del cuore, l'amico intimo, quello con cui si condividono le cose più intime, le cose più personali. Ebbene, ciascuno di noi che in questo momento siamo accomunati da questo discorso, ciascuno di noi Gesù lo considera amico, amica, e ci chiama così. Quale privilegio, ragazzi, ragazze, ma svegliatevi. Sì, siamo amici e amiche di Gesù, è Lui che ci chiama così, mica siamo andati noi a farcelo amico, è Lui che vuole che diventiamo Suoi amici, amici del cuore perfino. Amici veri, amici profondi, è questo che Gesù vuole. E noi diventiamo addirittura più che amici, perché dirà la Bibbia, noi siamo fratelli di Gesù e a noi è stato dato il diritto di essere chiamati figli e figlie di Dio, quindi siamo fratelli di Gesù. Ragazzi, oh, capite? Capite il concetto vero, profondo? E allora già sarebbe complicato, fra virgolette, rispondere all'amicizia di Gesù. E se dobbiamo essere fratelli e sorelle di Gesù, come la mettiamo questa cosa? E se siamo nel diritto di essere chiamati quindi figli e figlie di Dio, come ci comporteremo, come ci comportiamo? Che scelte facciamo? Riflettiamo molto su questo. Gesù ce lo dice molto chiaramente. La Bibbia, il Vangelo, le lettere degli Apostoli lo dicono molto chiaramente. Siamo amici, siamo figli di Dio e siamo fratelli e sorelle di Gesù. E allora siamo orgogliosi di conoscere questo VIP, addirittura di essere
fratelli e sorelle di questo VIP, di questa very important person, persona molto importante, molto quotata, un ospite d'eccezione, ma ci fa un baffo un ospite d'eccezione. Noi siamo fratelli e sorelle di Gesù, ragazzi. E allora come rispondiamo? Come ci comportiamo? Cosa scegliamo di fare da adesso in poi nella nostra vita di nuovo, di bello? Come rispondiamo a questa chiamata di Gesù? È un'amicizia scomoda, un'amicizia di cui ci vergogniamo? Una parentela familiare di cui non andiamo fieri? Oppure, invece, siamo contenti? Rispondiamo bene? Ci si sta aprendo qualcosa dentro il cervello e dentro il cuore che prima non avevamo? E ci si stanno aprendo gli occhi? Beh, se sta succedendo questo, se provate questo in questo momento, ragazzi, è lo Spirito Santo che sta cominciando ad operare quella linfa. Quella linfa che passa dalla vite al tralcio, al ramo, e che poi noi come ramo riusciamo ad accettare in noi, a ricevere in noi, e produciamo tanto frutto. Riflettiamo bene su questo, mi raccomando.